Frate, stavo a pensare una cosa. A che stavi a pensare? Sdrubale! Stavo a pensare ai misteri dell'universo, tipo che c'è dopo la vita, che succede nel momento in cui muori. Erbideva ha fatto che la faccia rivolta verso il muro o girati al contrario? Perché ancora sta gente che sta a guardare sto video non è iscritta al secondo canale di Momo? O perché ancora non lo seguono sulla piattaforma Viola? Tutte belle domande, sì, ma quella che mi incuriosisce di più è quella sul bidè. Ma prima di tutto, ma che erbide? Ah, finalmente rinizia il campionato. Tutti gli italiani aspettavano questo momento. Il big match tra Juve e Milan. Ho detto big match, no Big Mac. Il Big Mac lo aspettava solo Higuain. Benvenuti tutti nella prima puntata del Draw My Match. Vi racconto io com'è andata. La partita inizia con CR7 che smandibola a mezzo al campo dopo aver mangiato le pastarelle di Douglas Costa dentro gli spogliatoi. Probabilmente ne erano pastarelle. Gli spalti completamente vuoti, sembra una partita del Chievo-Verona. L'arbitro invece che una moneta lancia il gettone dell'autolavaggio perché la crisi ci sta per tutti. Dopo 14 minuti è il misfatto, Conti allarga il braccetto. L'arbitro chiama la VAR e per l'arbitro non ci sono dubbi. A carbonara si fa col guanciale, ma è anche calcio di rigore. Indovina chi lo batte? CR7, chi lo poteva batte? Cerca di ipnotizzare Donnarumma stile alla Kazam. Donnarumma vede 5 euro vicino al palo e se lancia. E palo. CR7 si dispera e urla: ho preso il palo, fratello. Sarri strilla: mortacci tua. E De Quinto dice che ha mano alzata ballando i balletti di TikTok. Subito dopo un altro episodio che cambia la partita. Rebic finalmente realizza il suo sogno, diventa un membro della WWE. L'arbitro non è Tiziano Ferro, quindi il rosso non è relativo. La Juve è in superiorità numerica, ma non sfrutta le azioni. CR7 dimostra tutti il suo odio verso PES 2020 e lancia una cannonata sul cartellone. Incredibilmente il Milan azzecca un cross. E il problema è il tiro, che finisce fuori dallo stadio. La partita è bellissima, fantastica, divertente come un'interrogazione il 13 di giugno. Addirittura prova pure Matuidi a segnare con quei due feri da stiro che si ritrova a posto dei piedi. Ma Donnarumma è attento e gli dice di no, no woman no cry. CR7 è spaesato come un pinguino in mezzo al deserto, non sa che fa, non sa che di. Incredibilmente il Milan si ricorda che la quarantena è finita e rischia pure di segnare. E il primo tempo finisce con l'arbitro che spiega a Conti che il gomito fa parte del braccio. E secondo voi era rigore o no? Fatemelo sapere nei commenti. Inizia il secondo tempo, l'arbitro chiede all'assistente se sta a vedere Juve-Milan o sta arbitra Brescia-Spal. La Juve prova a segnare De Capoccia, visto che De Piedi non ci riesce, ma niente, la palla va fuori. A quel punto una delle azioni migliori della partita, Higuain prende il cellulare e chiama Just Eat. Secondo tempo incredibilmente più noioso del primo, infatti mi sono bloccato e non ho capito che cavolo è successo. Fatto sta che la partita è finita 0-0 e la Juve è passata. Se il video vi è piaciuto e volete altre puntate di questa rubrica, che vi devo dire? Sfondatelo di like, lasciate tutti i commenti e fatemi sapere che cosa ne pensate. Torneranno anche i Draw My Life 2.0 fatti in un'altra maniera, come quello di Haaland fatto pochi giorni fa. E niente, regà, noi ci vediamo al prossimo video, se vi va di vederlo. E niente, trovate tutti i link in descrizione per seguirmi. Un bacio, ragazzi. Muah.